Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo episodio, Genem, e oggi siamo tornati su Clash Royale. E come potete vedere mi sono tagliato i capelli. Questo è il nostro deck, costo medio 4.4, perché? Hanno messo la sfida Triple Elixir, ovviamente questo gioco di merda scriptato me l'ha fatta perdere, però noi ci riproveremo. Mi sono fatto un deck pesante apposta per questa sfida e ho voluto mettere la promozione, perché l'ultima partita di quella sfida, la sfida precedente, l'ho persa perché mi ha clonato l'avversario un sacco di cose. Quindi iniziamo subito a mettere il pezzo dietro e qua possiamo sfornare tutti proprio a gogo, proprio a gogo. Facciamo così. Ok, ok, ma forse il nostro pesca gliela ha data e sono contento, anche perché noi siamo rimasti un altro pacco, quindi dobbiamo fare la cosa. Ovviamente qua è più difficile perché abbiamo da conteggiare più cose un tempo normalmente, perché ovviamente con più vicini a disposizione potrà sperare ovviamente l'avversario più triste come posso farlo io. Infatti tocco tocco, facciamo di questo, facciamo di questo e facciamo così. Guardate il doppio tocco, i grandi danni che riesco a fare. Facciamo un triplo pecca? Triplo pecca! 6 pecca! 6 pecca! Attenzione! E qua abbiamo vinto! Tantissimo! Mamma mia! 6 pecca! E questo sarà anche il titolo del video! Dalle pecche belle! Sono andato a fare spam, cosa che non faccio mai, su tutti i canali di gente, canali famosi che fa video senza contenuto, come Nadia Tempest, Mecco2Pe, Owed, poi non ricordo proprio Mecco2Pe. Per essenza il video è inesistente. Adesso ti ci sono i contenuti, oddio, non voglio di tenuto di metto per tranquillo, faccio dai, e hanno bisogno di mettere in troppo, dai, hanno bisogno di scrivere prima di iniziare un video. Una bella clonazione che mi spacchiamo il culo, una bella clonazione che mi spacchiamo la testa. Oh, questo sta solo counterando, un po' ancora? Che un voto che la perdi, cioè stai solo ritardando quello che deve arrivare. No, adesso ti spacco le sue teste, che becco. 3-0, mamma mia, troppo forti con la clonazione, siamo davvero troppo forti e ci andiamo. Però se io vado qua, ok, non mi aspettano dal clan perché ho fatto più di 10 corone, che non gioco molto, però con questa sfida allora adesso schieriamo subito il pecca dietro. Ok, lui ci butta il golem, ma è ovvio che con questa sfida giustamente la gente mette carte nei deck, carte pesanti. Adesso appena, ok, questo è il momento propizio, perché devo mettere queste cose qui. Faccio così, faccio un po' sbagliato, però va bene. Va bene, va bene lo stesso.
Non dobbiamo spaccare, l'abbiamo detto, questa parte. Quindi non dobbiamo. Cazzo. È dura. Devo subito mettere questo perché sennò il pecca non ce la fa. Ma com'è che... No, questo non è possibile che con una fireball non riesco a far fuori lo stregone. Non è possibile. Mi dispiace, caro. Non è mica nulla. Io ti attivo comunque il tuo. E forte. Ok. Un po' di danni li stiamo facendo, finalmente. Devo dire. Non è possibile che con una fireball comunque mi riesca a far fuori lo stregone. Non è possibile. Perché sapete perché il livello del torneo, il livello massimo delle carte. Non lo può fare con il livello massimo con posto di torneo. No, ho sbagliato con la tua. Forse un po' giusto, ma pochino. Un pochino. Non tantissimo, non devo cercare. Questa è più combattuta. Anche se dai. Io ripeto che non è possibile che riesca a farmi fuori lo stregone con una singola fireball. Quindi è una grandissima presa per il culo, lo sapete tutti, lo script di Clash Royale qua si fa sentire. Ma io me lo rovino perché già il titolo ce l'ho visto, molto vabbè che mi già era un po' di parlato, si può fare così. Spero di riuscire a dividere questo video in due parti, nel senso spero di riuscire a fare una partita. Non è che Clash Royale adesso mi deve penalizzare, io ho speso 100 gemme. Io ho speso 100 gemme che li potevo mettere da parte. Spero che non scappare. Ne avevo quasi 300, però non sono tantissime, ma comunque poi scappando, cioè volevo scappare di meno. Non è un problema, non è un problema. Non è un problema. Questo non è più una scopetta. La promozione non la butto perché ovviamente c'è lo stregone che fa danno d'aria. Quindi non la butto. E qui non ho lo scarico, però che gira in modo troppo veloce. Gira troppo velocemente. E io adesso non so bene cosa fare per difendermi. Cioè qua si apre veramente il culo. Ok. No! No! Quindi questa veramente. Allora io se devo capire il livello 7 è il massimo. Ah, invece ce la fa! Ce la fa, vi dico tutto quello che ho detto prima, perché ce la fa. Buonazione. Buonazione. Adesso ti sformo truppe a go-go. Ti sformo proprio truppe a go-go. Vediamo se hai il coraggio di aprirmi il culo anche questa volta. Ma non lo credo che l'abbiamo fatto. Ok, ma io devo far prendere le sigle, perché mi sono fermato per un attimo, ma non lo devo fare. Devo prendere le sigle e sono fregati. Ok, abbiamo fatto quello. Metto lo strano qui, perché tanto non metto sempre tutti insieme, quindi one shot e one kill. Ok, va bene, va bene. Facciamo così e gli devo buttare il pecca davanti, devo buttare il pecca. Il pecca. Ok, non fa quella mossa di là. Io butto questo e gli butto questo. Ok, ho spostato proprio la scarica. Fermiamoli.
Ok, butto una scoperta. Ok, mi sa che ce la siamo recuperata alla grande questa partita. Ce la siamo recuperata alla grande. Ho già detto che ce la siamo recuperata alla grande. Perfetto. 2, 1. Mamma mia, non gli abbiamo fatto fare più niente. Non gli abbiamo fatto fare più niente. Vai così. Quindi ragazzi, per ora ci fermiamo qui. Siamo fatti 3 partite. Sì. 2 vinte, 1 persa. No, 4 partite siamo fatti. 3 vinte, 1 persa. Quindi ci vediamo nella seconda parte di questo video. Quindi lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, una volta e commentate qua sotto scrivendomi qualsiasi cosa. E ci vediamo nella seconda parte di questo video. Ciao ciao!